Buonasera dalla libreria Nuova Avventura. Oggi parliamo dei Tempi Nuovi di Alessandro Robecchi, pubblicato da Sellerio. Cosa dire? Alessandro Robecchi con la sua saga di Carlo Monterossi ci ha abituato a dei gialli che sono qualcosa in più, che sono un livello sopra al panorama giallistico italiano. E questa volta ci stupisce ancora di più perché è veramente un piccolo gioiello questo libro. È un giallo che, come ci ha abituato Robecchi, ha una valenza anche etica, una valenza anche civile. C'è ovviamente un caso che va risolto, anzi, in realtà ci sono tre casi. Ce n'è uno, quello di un bravo ragazzo di 23 anni, studia ingegneria al Politecnico, che viene trovato ucciso male, in un brutto modo, e non è chiaro perché questo ragazzo serio, sgobbone, preciso, venga trovato ai bordi della città in macchina ucciso in una certa maniera. Non torna con la persona che è. Poi c'è una donna, Gloria, bella, affascinante, molto misteriosa, cui è sparito il marito. E poi un caso un po' più piccolo, quello di una ragazza di 14 anni, Margherita, che viene. È un caso di cyberbullismo, viene minacciata e ricattata per delle foto su un telefonino. Sono tre casi diversi che viaggiano paralleli, per così dire, si vanno a sfiorare e poi arriveremo sul finale quando, 30 pagine dalla fine, una cosa del genere, tu che leggi, resti senza parole e dici: accidenti, Robecchi, sei un genio. Robecchi fa la mossa Kansas City nella trama, la mossa Kansas City. Era una scena in un vecchio film con Bruce Willis. C'è questo colpo di teatro, questo colpo di genio, questo ribaltamento del punto di vista che da lettore non puoi che realmente restare senza parole. Io ho detto dannazione, dannato Robecchi, ci hai fregato. La storia andava in una certa maniera e tacchete, la zampata del leone. Io non vi voglio dire niente su queste tre storie gialle che ve l'ho detto, si affiancano, volendo si intersecano, ma restano comunque lontane perché vanno lette, perché bisogna godersi il gusto di una storia gialla, di tre storie gialle veramente incastrate. Quello che però è il punto fo di forza, è il punto, anzi, il punto in più che Robecchi segna è quello di come i suoi libri, pur partendo da un romanzo di genere abbastanza evasivo come il giallo, riescano a parlarci. Una è intanto perché tra i vari personaggi, che poi sono quelli che abbiamo imparato a conoscere nei romanzi precedenti, Monterossi, Falcone, Tarcisio Ghezzi, Carella, sbirri, uomini che camminano sul bordo della legge e persone della televisione, una protagonista ancora una volta è Milano, ma è una Milano reale perché va a descrivere strada per strada, vicolo per vicolo, è una Milano sentita, ma è anche una Milano ben diversa da un certo tipo di narrazione. Conoscete questa città, vero? Beh, a me piace, mi piace quello che si vede, ancora di più quello che non si vede. Milano galleggia su un mare sotterraneo di soldi, correnti, onde, flussi di soldi, milioni ogni giorno. Tutti i traffici sono qui, gli affari migliori. Chi non fa affari qui pensa che qui sia più facile farli, o pulire i guadagni, c'è tutto, c'è la prostituzione, poi c'è il gioco d'azzardo, le scommesse, la droga, ogni tipo di racket, la finanza, la politica, la corruzione, soldi, montagne di soldi. Ecco, Alessandro Robecchi qua dà ancora una volta una immagine, che è quella di Milano, che si va a ricollegare, secondo me, a quella che dava Scerbanenko negli anni 60, il suo investigatore, il suo protagonista, Duca Lamberti, in un romanzo, diceva che è il momento di smettere, erano gli anni 60, pensate voi, è il momento di smettere di pensare Milano folcloristica, con la nebbia, col gamme de legne, come se mangiassimo panettone tutti i giorni e se non mangiamo panettone mangiamo la fettina alla milanese. No. Milano è una grande città, è una metropoli e quindi anche il crimine, anche la malavita, il malaffare sono quelle delle grandi metropoli. Ecco, qui abbiamo questa Milano grande, tentacolare, piena di affari sporchi ed è veramente la protagonista, non solo la scena su cui si svolgono queste tre storie. Ma poi il punto bello di tutti i romanzi di Robecchi è quello con cui. Per cui lui va a
indagare la società, va a criticare la società. E se in Follia Maggiore, il romanzo precedente, ad esempio, parlava della media borghesia che non ce la fa più con la crisi economica, questa crisi che ti costringe a fare cose, a subire cose, con i tempi nuovi, Robecchi va a indagare su cosa sono questi tempi nuovi. Questi tempi nuovi non è nulla di bello. Questi tempi nuovi sono quelli, per citare Corrado Alvaro, per cui una società, il punto più brutto per una società è quando credere che vivere in maniera civile sia inutile. Allora, aspettate che ve lo leggo. I parametri sono saltati, le regole, le casistiche, tutto sballato. Tu sai che io sto in periferia, vero? Non è più come prima, Ghezzi. Prima lo sapevi chi erano i delinquenti e chi le brave persone. Poi non so cos'è successo, si sono mischiati. Il confine è sottile, sai? Ho beccato una signora di 70 anni che smazzava coca, mezzo chilo al mese. Sai cosa mi ha detto? Che in un mese così ci faceva 2 anni di pensione, che i nipoti studiavano grazie a lei, una si è pure sposata, mi ha fatto vedere le foto del matrimonio. Quasi non ci credeva che la portavo via. Cosa ho fatto di male? Ma se lo fanno tutti. Le brave persone, a un certo punto capita che non ce la fanno più a fare le brave persone, Ghezzi. Ecco. I tempi nuovi, che il tema di questo romanzo del 2019 di Carlo Robecchi è proprio come questi tempi nuovi abbiano messo le brave persone nella condizione di non essere più brave persone. Servire, proteggere, prendere i cattivi, difendere i cittadini bravi, quelli che rigano dritto. Per lui non è solo un lavoro, è una specie di dovere civile. Per Tarcisio Ghezzi, sovrintendente di polizia, beccare gli stronzi è una specie di ristabilimento dell'ordine della fila, perché lui lo sa che tirare avanti con 1.000-2.000 euro al mese è un eroismo della gente per bene, mentre quelli che spacciano, che mandano a battere le ragazze e le picchiano come tamburi, o che fanno qualunque altra schifezza, stanno semplicemente saltando la fila, prendendo una scorciatoia. Ma insomma, le cose erano chiare. Loro di là, tu di qua, la barricata in mezzo, buoni contro cattivi. Ecco, riflettendo su Margherita e il suo bullo in moto, il Ghezzi era arrivato lì, ai tempi nuovi. Tutto mischiato, brave persone che diventano delinquenti, occasioni che diventano tentazioni irresistibili. Una volta quel crinale tra guardie e bandite, tra bene e male, era sottilissimo, una lama. Ora è come un sentiero di montagna, largo abbastanza da passarci agevolmente. E lo percorreva anche la gente normale, gente per bene, spinta fin lì da ingiustizia e dalla rabbia. Lo fanno tutti, girano un sacco di soldi, e sto fuori solo io. I tempi nuovi sono anche questo. Si dicono in pubblico parole che una volta ci si vergognava a pensare in privato. Il perché no sostituisce il perché no. Comunque la ragazza pare di capire che lei non la sorveglia né protegge nessuno, e se lui non farà qualcosa la risolverà in un altro modo, cercherà qualcuno più bullo del suo bullo per farsi proteggere, risponderà all'ingiustizia con la rabbia, quindi con altre ingiustizie. I tempi nuovi, appunto, ecco. I tempi nuovi di Alessandro Robecchi, pubblicato da Sellerio, è un grande libro proprio per, anche per questo, perché su delle storie gialle congegnate alla perfezione inserisce quella critica della società, quella cosa che, per usare un termine alto e pomposo, ci verrebbe da chiamare letteratura civile, e lo inserisce bene. Lo inserisce non in maniera moralistica, non in maniera pesante, non da uomo che sale sul pulpito a farci la morale, perché ci mostra che ci sono i buoni, ci sono i cattivi, ci sono quelli che vogliono andare oltre le leggi, andare oltre le regole, quelli che le rispettano e quelli che magari vanno oltre le regole, non rispettano le leggi, ma ne sono coscienti. Alessandro Robecchi pone con forza questo tema, i tempi nuovi, che poi alla fine nuovi non sono, perché il malaffare è sempre quello, sono quelli che spingono alcuni a valicare queste leggi, altri a guardarle e a domandarsi: ma io al loro posto cosa farei? Ma è giusto? È sempre il principio kantiano del dovere, nome alto e sublime, che non ha nulla di lusinghiero. Tre motivi per leggere i tempi nuovi di Alessandro Robecchi, pubblicato da Sellerio. Perché è un grandissimo giallo, con un colpo di scena finale che ti ribalta tutta la prospettiva e ti lascia mutolito. Robecchi è un grande giallista. Secondo motivo, perché è letteratura civile, è qualcosa che ci pone davanti alla nostra coscienza, al nostro modo di essere, a questi presunti tempi nuovi che stiamo vivendo.
Terzo motivo, perché la Milano del malaffare, la Milano che rappresenta in un certo, in una certa maniera è la città in cui viviamo tutti, con le sue strade, con i suoi locali più o meno belli, con le sue villette di periferia. Milano diventa un palcoscenico in cui tutti noi in qualche maniera ci possiamo riconoscere. Questo era I tempi nuovi di Alessandro Robecchi, pubblicato da Sellerio, dalla libreria Nuova Avventura. È tutto. Buonasera.